Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e sicuramente vi ricorderete di me per dei veri e propri video virali come il Let's Play di Eternal Darkness o l'analisi della conferenza Microsoft 2019 o perché no del recentissimo 5 Metroidvania in alternativa a Bloodstained. Purtroppo se siete venuti per vedere contenuti del genere questa volta rimarrete un po' delusi perché torneremo a parlare di quella che è la seconda anima di questo canale, ovvero il collezionismo e il retro gaming. Dovete sapere infatti che molto spesso mi diletto a fare questi video dove espongo i miei ultimi acquisti. In questo caso vi farò vedere come ho buttato i soldi nell'ultimo mese e mezzo e a un occhio poco attento come al solito potrebbe sembrare che non ci sia un filo logico dietro a tutti questi miei acquisti, ma vi garantisco che c'è una spiegazione razionale, c'è un filo logico che unisce tutta questa costellazione di soldi buttati e giustifica la mia follia e la mia patologia. Non ci credete? Nemmeno io. Comunque, cavolate a parte, se questo tipo di video vi interessa, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, indovinate un po', per rimanere sempre aggiornati anche sui prossimi video che riguardano il collezionismo videoludico e, perché no, tutto il mondo dei videogiochi. Iniziamo! Primo recuperone, che in realtà non è un acquisto perché non ci ho speso soldi, almeno sulla console, è una console che avevo e a cui ero molto affezionato ma poi ho venduto, recuperata per giocare solo a un gioco ed è la prima pesantissima Xbox 360, tenuta una schifo, è anche al contrario. Primissimo modello ragazzi, quello che tra l'altro svampava dopo 10 minuti di utilizzo e dava il problema del Red Ring of Death. Per i più giovinastri che non sanno cosa sia questa cosa, era sostanzialmente un difetto di produzione delle prime Xbox 360 e indicava una general hardware failure, sostanzialmente si friggeva penso la scheda madre, insomma succedeva qualcosa di molto molto brutto e all'avvio invece che dare i LED verdi la console moriva e dava tre LED lampeggianti rossi che significavano che la console era morta. Ora, questa console era stra impolverata, l'ho recuperata da un mio amico e mi ha dato questo problema appena accesa. Intanto vi faccio vedere nel dettaglio le condizioni. Dopo un po' di avvii sono riuscito finalmente a farla partire, ma da qui sono iniziati i veri problemi, perché questo qua è un modello vanilla, senza hard disk, e questo mio amico all'epoca per giocare a PES utilizzava esclusivamente le memory card da 256 MB. Questo cosa significa? Significa che sostanzialmente non ci si può installare niente dentro e subito si occupa tutto quanto lo spazio di archiviazione e quindi non si possono installare neanche gli aggiornamenti di sistema, e questo significa che non potendo installare gli aggiornamenti di sistema non posso neanche accedere a Xbox Live e quindi importare il mio profilo. Mi sono dovuto ingegnare un po' in tutti i modi mettendo delle archiviazioni esterne, ma alla fine sono riuscito a riportare il mio vecchio account e i miei vecchi dati su questa Xbox e ho abbinato questa SanDisk comprata da MediaWorld a pochi euro, meno di 10, che utilizzerò attaccata alla console finché non muore come hard disk esterno, tra virgolette. Mi serve in realtà soltanto per installare un po' di aggiornamenti, di patch, magari riscaricare i vecchi Live Arcade che avevo, anche perché ragazzi se ci tenevo così tanto a rimportare tutto il mio profilo con la mia gamertag è perché avevo associato non solo un buon punteggio di gamerscore, neanche mi ricordo come si chiama, ma avevo anche parecchi titoli dell'Xbox Live Arcade che mi piacerebbe rigiocare e riscaricare. Quindi insomma importare il profilo era una delle cose a cui tenevo di più. Mi potreste dire, vabbè, ma a sto punto ti potevi comprare la nuova Xbox One S o magari X e giocare a tutto il catalogo retrocompatibile? Sì, è vero, sarebbe stata probabilmente l'idea giusta, ma al momento non ho tantissimi soldi da investire in queste cose e sarebbe stata una spesa difficile da affrontare, soprattutto perché è stata pensata solo ed esclusivamente per giocare a un gioco che ho trovato finalmente la GameStop usato in condizioni perfette, a questo punto l'ho dovuto comprare e di conseguenza mi ha costretto a recuperare anche l'Xbox 360 e sto parlando di Azura's Wrath, una versione per la console della Microsoft, perfetto, italianissimo. Per chi non lo conoscesse, è un gioco che non ebbe un grandissimo successo né di critica né di pubblico, perché sostanzialmente ha un gameplay che non è niente di che, è una sorta di anime interattivo con dei QTE. Però esteticamente è un gioco che mi ha incuriosito sempre tantissimo perché fonde in un modo fichissimo religione buddista e tecnologia cyberpunk, ecco, per rimanere attuali con i tempi. E lo volevo provare, il gioco
è completo di tutto ed è anche PES perché la gioco all'interno della console del mio amico. C'è il manuale di istruzioni, è tutto quanto in italiano, lo devo comprare e non vedo l'ora di giocarlo e finirlo, anche perché dura pochissimo. Andando avanti, lo stesso giorno da GameStop ci stavano le offerte ed ho recuperato un grandissimo titolo per PS4 che è Marvel Spider-Man. Ora è un gioco che ho già iniziato a giocare e mi sta piacendo tantissimo. Non ho moltissimo tempo da dedicargli, anche perché la storia sembra lunga e corposa ed è un open world coinvolgente. Io preferisco molto di più l'estetica, l'immaginario di Batman a quello di Spider-Man, ma devo dire che questo qua è un gioco fatto veramente bene da ragazzi di Insomniac e vale la pena essere provato e essere giocato. La storia è bellissima, la grafica è impressionante, la meccanica di swinging con le ragnatele è penso la migliore mai vista in un videogioco dedicato all'uomo ragno. Stava a 30€, non me lo potevo far sfuggire e sono molto felice di questo acquisto. Peccato che come al solito i giochi PS4 non hanno nulla dentro e qui vediamo Wolfenstein 2 che stavo giocando prima di Spider-Man. Ora vi faccio vedere una cosa bellissima che è l'alimentatore della prima Xbox 360. Ragazzi, questo qua tra l'altro è stato uno dei motivi del fallimento dell'Xbox all'interno del mercato giapponese, perché dovete sapere che i giapponesi hanno dei problemi di spazio dentro le case, non hanno spazio e quindi non vogliono console grosse, ingombranti. Quindi Microsoft disse: tranquilli che la nostra console è piccolissima. Poi peccato che nella scatola trovavate questo, che è praticamente è la trappola usata dai Ghostbuster per intrappolare fantasmi. Una console a cui sono affezionato, ripeto, però ha dei difetti produttivi clamorosi. Primo tra tutti Red Ring of Death, ma anche questa cosa è inguardabile. Poi quando l'accendi sembra di dar vita a un reattore nucleare. Già fa caldissimo, con questa accesa proprio dovete uscire di casa. Ora passiamo agli acquisti internettosi e vi faccio vedere questo mega pacco acquistato da un negozio online, un negozio di Iesi che vende soprattutto videogiochi usati anche online, che è Game Evolution, e che ragazzi, se siete appassionati di videogiochi e retro gaming, di sicuro conoscete, ma è una garanzia sia per i prezzi, per l'onestà, ma anche per i pezzi che riesce a tirare fuori, perché ci sono delle cose assurde e pazzesche. Ora il pacco in realtà già l'ho aperto in parte almeno e un po' lo spacchetterò con voi, perché nella prima parte, in parte l'ho già aperto e nella prima parte, grandissimo, so proprio parlare a braccio, abbiamo un Nintendo DS Lite nero, primo modello, perfetto, completo di tutto, la scatola è nuova, pagata una sciocchezza. E vi faccio vedere il contenuto. In realtà la console l'ho già tirata fuori, è come se fosse stato aperto per la prima volta. C'è tutto quanto, c'è tutta la manualistica, tutte le cose che mi fanno impazzire, tutti i foglietti, gli accessori. Questa qua è sostanzialmente il copricart per GBA. E abbiamo poi tutta la manualistica, vabbè, credetemi, c'è tutto quanto. Poi se qualche pazzo lo vorrà vedere nel dettaglio, gli dedicherò un video approfondito. Questa qua è la console, condizioni perfette. Non avevo mai visto questo modello di DS, cioè non ce l'avevo mai avuto tra le mani e devo dire che è fighissimo. Fa un po' impressione ritornare al DS dopo il 3DS, soprattutto perché non c'è uno sleep mode, però avevo bisogno di questa console, indovinate un po', per giocare a un gioco GBA, Game Boy Advance, giusto? Spero si dica così, che è Metroid Zero Mission, che vi avevo presentato nel mio ultimo video acquisti. E ragazzi, giocarlo su GBA era praticamente impossibile e la soluzione più economica che ho trovato è stata quella di recuperare questo modello di DS, che è l'ultima revisione Lite che legge ancora i giochi GBA, perché ha lo slot per la cartuccia, anche se non è elegantissima come esce. E finalmente vedo i colori, vedo quello che sta succedendo e sono felicissimo di poter giocare questo capolavoro, che adesso ci sto giocando praticamente prima di andare a letto, appena ho 5 minuti liberi, lo sto portando avanti, ed è un Metroidvania pazzesco, è bellissimo, si vede già che è corto e non durerà tantissimo, ma a questo punto della mia vita è anche un plus questo. E niente, sono felicissimo di poter giocare a Metroid Zero Mission e soprattutto di vederci qualcosa, quindi evviva. E insieme al DS e alla sua scatola perfetta, ovviamente c'è anche l'alimentatore. Quando la Nintendo ancora metteva gli alimentatori all'interno delle console portatili, cosa che purtroppo non fa più dai nuovi modelli del 3DS. E insieme a questo vi faccio vedere l'unico gioco Nintendo
che ho preso all'interno di questo lotto da Game Evolution, che è il comunissimo Mad World. Non è assolutamente un titolo introvabile o raro o chissà che, ma semplicemente l'ho preso anche per ammortizzare un po' i costi di spedizione. Penso sia il primo gioco pubblicato ufficialmente da Platinum Games ed è in condizioni perfette, lo trovate in condizioni buone anche nei vari GameStop. Questo ovviamente ha tutto quanto, che vi ricordo Game Evolution è una vera garanzia di qualità per quanto riguarda queste cose. Abbiamo il manuale, i punti VIP eccetera eccetera, e il gioco, che vi ripeto non è rarissimo, è una sorta di beat'em up in 3D con uno stile grafico molto particolare e ultra violento, e penso che fosse un po' uno dei primi esperimenti di ultraviolenza all'interno di una console Nintendo, e quindi forse lo stile grafico particolare stilizzato aiutava anche ad addolcire un po' la pillola per Nintendo, che magari voleva fare la spavalda con la Wii, però ancora non se la sentiva totalmente di portare giochi violentissimi sulle sue console. Il rapporto tra Nintendo e violenza è sempre stato molto conflittuale. Comunque, proseguendo, abbiamo la seconda parte del pacco. Ho lasciato la parte noiosa per questo video in modo che ci possiamo divertire insieme. Questi qua sono tutti titoli per PS3, console che ricordo al momento non ho, ma vi spiego cosa ho fatto e qual è stato il mio processo di ragionamento durante l'acquisto di questi giochi. L'imbottitura è fantastica, certo più fa caldo più è difficile fare qualsiasi cosa. E abbiamo anche un sealed, abbiamo un gioco sealed, ovvero ancora incellofanato, ed è Catherine per PS3, ed è l'unico gioco che non c'entra niente con gli altri. Tra l'altro sta per uscire la Full Body Edition, che è una sorta di remaster di questo puzzle game fuori di testa, uscito per PlayStation 3 e Xbox 360, ma è diventato anche una sorta di gioco raro perché non ha avuto un grandissimo successo alla sua uscita. È un puzzle game, però allo stesso tempo è sessualizzato, è un po' horror, insomma non è di facile digeribilità, e quindi non ha avuto questo grandissimo riscontro di pubblico ed è diventato un po' un gioco di nicchia. Felicissimo che sta per avere una remaster, però ho trovato una versione sealed di Catherine, non lo so, era un prezzo stracciato, 10-15 euro, e l'ho preso perché, non lo so, è un titolo che ho sempre voluto provare e ancora non ho mai provato. Mentre i restanti tre giochi sono tre giochi in realtà sempre di Platinum Games. Questo perché? Perché sta per uscire, ad agosto uscirà Astral Chain, ultimo sforzo per Nintendo Switch dello studio appunto Platinum Games, che è specializzato in questi action adventure beat 'em up in 3D, e ho intenzione di fare una retrospettiva accurata e dettagliata di tutti i loro giochi, o di gran parte, perché poi, come andremo a vedere nel video che gli dedicherò, in realtà ci sono alcuni giochi che sono andati persi, alcuni giochi di Platinum Games, perché erano solo digitale e poi sono stati rimossi dai vari store e quindi non si possono più giocare. Comunque per me è una delle software house più interessanti in circolazione al momento, e i suoi giochi sono sinonimo di qualità estrema. Ed è interessante come si siano spesso cimentati sia in nuovi IP, ma anche si siano rapportati a dei brand famosi, dandogli però la loro impronta personalissima. Abbiamo qui per esempio come primo gioco Metal Gear Rising, che è uno spin-off di Metal Gear Solid, incentrato su Raiden, versione Metal Gear Solid 4, quindi ormai cyborg ninja proprio a manetta, ed era un interessantissimo esperimento di beat'em up, che però vedeva un uso molto particolare dell'arma principale di Raiden, che era questa katana per fare a pezzi i nemici, ed era secondo me il modo di reinterpretare non soltanto la saga di Metal Gear da parte dei Platinum Games, ma anche l'isteria dei controlli dei motion control, dei controlli di movimento. E infatti gran parte del gameplay era basato sul fare a fette gli avversari, seguendo non delle animazioni preimpostate ma i movimenti del controller o del mouse e tastiera. È uscito per tutte quante le console, in questo caso ce l'ho per PlayStation 3, anche perché è una console di cui praticamente non ho nulla e mi fa molto piacere andare a recuperare un po' di libreria. Poi abbiamo Vanquish, gioco dimenticato dai più, c'è lo zampino di Shinji Mikami dietro a questo gioco, ed è molto interessante scoprire la sua genesi, perché come andremo a vedere è una sorta di rivisitazione di quello che era il concept originale dietro a un gioco uscito prima della nascita ufficiale di Platinum Games,
che è Project Number 03, uscito esclusivamente per GameCube, che faceva parte dei Capcom 5, che erano nella testa di Capcom e di Shinji Mikami 5 titoli pensati per risollevare le sorti del GameCube, che però non ebbero assolutamente l'effetto sperato, anzi, in un certo senso segnarono l'inizio della fine per il GameCube e il supporto delle terze parti, ma anche questo forse è un argomento interessantissimo per un ulteriore video. E comunque, appunto, questo Project Number 03 fu sviluppato in fretta e furia, e questo Vanquish è una sorta di rivisitazione 2.0 di quel concept originale e anche di quell'estetica, e rientra nei canoni stilistici proprio di Platinum Games, quindi un action game ultra frenetico, ultra difficile anche, ma sopra le righe e interessante, non l'ho mai provato. E per finire, il gioco forse meno famoso di Platinum Games e forse anche quello non tra i più riusciti, ecco, non quello meno riuscito, che è Anarchy Reigns, che da quel poco che so, dall'idea che mi posso fare guardando un po' di video in giro, ma soprattutto anche guardando semplicemente la copertina, mi sembra è una sorta di sintesi perfetta tra God End, altro gioco ancora non propriamente le Platinum Games, e quello che abbiamo visto essere Mad World. Quindi riprende un po' quell'estetica alla Kenshiro di God End, ancora più esagerata, ancora più caricaturale e in un certo senso occidentalizzata, come lo può essere quella di Mad World, però senza essere relegati a una cromatura in bianco e nero. È interessante, lo proverò, so già che non è uno dei titoli migliori, ma così come non lo è neanche Vanquish, i capolavori di Platinum Games sono altri, ma sono comunque felicissimo di averlo preso. Tutti e tre i giochi ovviamente sono in edizione italiana perfetta, completo di tutti, questa è addirittura un'edizione limitata, ma penso semplicemente perché doveva essere contenuta all'interno di qualche steelbook o cose del genere, oppure ci stavano dei codici da riscattare, non lo so, poco mi interessa, l'importante è che siano completi. E infine ho fatto un acquisto un po' impulsivo sul PlayStation Network perché erano in corso degli sconti. Un acquisto che è composto da due cose, anzi tre. La prima è una collection di due Castlevania, mi sembra si chiami Castlevania Requiem, e l'ho acquistata per €9,99 e comprende due capolavori assoluti della serie e anche un po' dei videogiochi in generale, perché abbiamo, diciamo, i due massimi rappresentanti di entrambe le anime di Castlevania. Abbiamo da una parte Rondo of Blood, quindi Castlevania classici, pre-Symphony of the Night, più platform e meno Metroidvania, e poi abbiamo anche Symphony of the Night, uscito su PlayStation 1, che è il capolavoro di Koji Igarashi, che ha dato via un po' alla nomenclatura del genere, anche se esistevano già i Metroid che avevano esplorato il genere e varie soluzioni di gameplay. Symphony of the Night è stato un po' il capostipite che ha codificato non solo l'estetica ma anche tutti gli stilemi del gioco, ed è un capolavoro che io non avevo mai toccato personalmente e sono felicissimo di aver recuperato per due spicci, e lo sto giocando piano piano, e devo dire che nonostante siano passati molti anni il gioco è ancora stupefacente, sia dal punto di vista grafico, perché abbiamo forse l'apice degli sprite in 2D, ma anche dal punto di vista di gameplay è ancora attualissimo. Altro gioco che ho comprato è un JRPG uscito per PlayStation 2 questa volta, ed è Rogue Galaxy. È sicuramente un JRPG più sconosciuto rispetto alla saga di Final Fantasy, che ebbe anche molto meno successo. È un titolo minore, diciamo, tra virgolette, ma ero curiosissimo di provare perché non l'ho mai giocato e ne ho sempre sentito parlare un gran bene, e chissà quando avrò il tempo, ma intanto, siccome era scontato intorno ai 5-6 euro, ho deciso di prenderlo perché è uno di quegli acquisti che andava fatto, anche perché secondo me su PlayStation 2 i JRPG più interessanti non sono assolutamente quelli usciti sotto il brand di Final Fantasy. Comunque spero di aver detto tutto quanto, perché sono stati acquisti molto confusi e soprattutto è passato un po' troppo tempo dall'ultimo video acquisti, e quindi spero di non essermi perso nulla per strada. Io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate di questi acquisti, magari questa volta non c'è una bomba da super collezionismo, però come al solito sono felice di come ho buttato i miei soldi. Tra l'altro vi aspetto nei commenti, perché io sono in super hype per Astral Chain e secondo me Platinum Games è uno studio che va supportato in tutti i modi possibili, comprando tra l'altro i loro giochi. Ho ordinato la Limited di Astral Chain, che ricordo uscirà a fine agosto, mi sembra il 30 o il 20, non ricordo. Io sono in super hype, fatemi sapere anche voi se lo state attendendo parecchio, e soprattutto qual è il vostro gioco preferito di Platinum Games. Io sono il Poro Michele, acquisti, ciao!